Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Dungeitris. Dato che la grafica 2D è molto diffusa sin dagli albori dei videogiochi, raramente mi occupo di generazione procedurale 2D, perché sono quasi sempre sicuro che altri hanno già trattato l'argomento meglio di me. Tuttavia questo gioco è talmente particolare che ho fatto un'eccezione. Il gameplay, come state vedendo, è quello di un classico dungeon crawler, ma la generazione procedurale di questi livelli che è unica e che dà il nome a questo gioco. Davvero, io non so cosa si sia fumato lo sviluppatore per partorire un titolo simile, ma di sicuro doveva essere roba buona. Non giocavo ad un Tetris così divertente da anni. Se vi state chiedendo quanti youtuber italiani hanno trattato questo gioco, beh la risposta è ovvia. Zero. O almeno io non ho trovato recensioni degne di questo nome. Dal punto di vista tecnico, giocando il titolo, non ho trovato alcun bug. Come in molti altri roguelike, la difficoltà è elevata, tuttavia non c'è la morte permanente. Potrete infatti reiniziare un livello da capo se morirete conservando i progressi fatti nei livelli precedenti. Il titolo manca completamente di una trama ed è caratterizzato da livelli sbloccabili percorrendo la mappa del mondo di gioco, ove troverete anche shop per potenziamenti. Per vincere un livello di solito è necessario uccidere un tot di nemici o salvare un personaggio. Il gameplay è a turni. Un turno trascorre se vi muovete o attaccate, non se montate nuovi pezzi nel dungeon. La creazione dei dungeon di questo gioco, fatta dall'utente ma utilizzando pezzi prefabbricati, potrebbe essere di ispirazione secondo me anche per altri giochi. Immaginate ad esempio un FPS roguelike dove l'arena è generata come in questo gioco grazie ad un minigame parallelo allo spara-spara, oppure dove addirittura questo minigame viene giocato in multiplayer per decidere come sarà l'arena dove i giocatori poi si sfideranno nella fase FPS. Ad esempio si potrebbe creare un puzzle dove i giocatori potrebbero incastrare le stanze fornite dal computer durante il match e dove questo gioco ad incastri per le stanze possa anche essere usato tatticamente per ostacolare gli avversari o ottenere vantaggi tipo medikit o munizioni. Anche una versione horror tipo zombie vs umani sarebbe interessante, con gli umani che vogliono ammazzare gli zombie e dove questi dissemineranno trappole e jumpscare nella mappa con un minigame. I generi ibridi creabili così sarebbero praticamente infiniti. Si potrebbe utilizzare addirittura questo sistema per creare trame estremamente dinamiche e con finali diversissimi. Ad esempio potrei disporre col minigame stanze ed oggetti per favorire determinate scelte o incontri. Tutti questi giochi diversissimi sarebbero poi sicuramente favoriti da uno store come Steam, che punta molto sugli sviluppatori indie. Per concludere questa breve recensione, che non può che essere positiva, mostro ora a schermo un fattore che fa decisamente propendere per l'acquisto. Tenete presente che questo gioco nei saldi, come quando l'avevo preso io, costa anche un solo euro. Invece che prendere un titolo di merda per farmare carte, questo può essere un'ottima alternativa a basso prezzo. Nell'attesa che il canale di Griffin Italia decida di pubblicare il mio video di Griffin su Minecraft che gli ho dato circa una settimana fa in risposta all'appello che aveva fatto, vi do il solito arrivederci alla prossima.